Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Continuano i lavori sul Beverly 400. Oggi andiamo ad estrarre il filtro della benzina all'interno del serbatoio. Farò un video accelerato soltanto per quanto riguarda la fase dello smontaggio, perché bisogna abbassare leggermente il serbatoio verso il basso per estrarre poi il filtro da sopra, dall'interno del serbatoio. Poi voi intanto continuate a mettere mi piace, vi dovete iscrivere al canale e vi auguro buon proseguimento e buona visione. Ciao! Allora, io sono arrivato a un punto, quindi ho abbassato il serbatoio. Perché bisogna abbassare il serbatoio per estrarre la pompa del carburante? Vi faccio vedere il motivo. Perché la pompa del carburante, guardate qui, vediamo se riuscite a vedere. La pompa del carburante si trova vicino a questa parte di telaio. Accendiamo la luce. Si trova vicino a questa parte di telaio, quindi va quindi a sbattere contro il telaio, quindi bisogna abbassarlo leggermente questo serbatoio, così poi dopo la pompa viene fuori. Per abbassare il serbatoio bisogna quindi rimuovere tutte le carene, rimuovere i due supporti che si trovano sotto. Sono agganciati con i bulloni da 13 e due bulloni da 10. Poi bisogna rimuovere il perno frontale che si trova vicino al radiatore, un perno piccolino da 8 e poi un perno che si trova nella parte dietro al serbatoio, agganciata quindi con un dado e un perno da 10. Arrivati a questo punto si stacca poi il connettore della galleggiante, che è questo, il connettore della pompa, che è questo, e poi vi faccio vedere come si stacca il tubo e del carburante, che era un pochino complicatino. Non vi ho detto anche che bisogna staccare il tubo di sfiato che si trova sul lato del serbatoio, sulla parte superiore alta. Adesso vi faccio vedere come si stacca il tubo. Questo non è un turbo, è il tubo del carburante. Allora, se guardate bene, qua vicino abbiamo una piccola frange in plastica. Quella è di vitale importanza. Vediamo se metto un'altra luce. Che cosa bisogna fare? Bisogna abbassare la flange in plastica verso il basso. Questa la dovete premere verso il basso e poi tirare sopra il tappo. Ecco qua, il tubo è venuto via subito, 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 veloce, veloce. Allora, adesso che cosa bisogna fare? Bisogna cercare di rimuovere la ghiera che tiene fissata la pompa all'interno del serbatoio. Io ho questo attrezzo, quindi la posso svitare con questo, se no altrimenti si riesce anche a svitare piano piano con le mani, facendo un pochino di forza in più. Ecco qua, l'abbiamo mollata. Possiamo cercare quindi di rimuovere la ghiera e adesso possiamo estrarre la pompa. Vieni via. Vediamo che cosa succede se riusciamo a mettere fuoco. Rimuovo anche la gomma di protezione. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo tolto la pompa. Allora, questa è la pompa, ancora piena di benzina.
mi sono preparato un piano di lavoro pulito. Questo è il filtro che dobbiamo sostituire. Adesso dobbiamo capire come si smonta. Quindi cercherò di rimuovere queste due graffette e queste due viti. Questa graffetta e questa vite. Prendiamo il cacciavite. Sole 1, sole 2. Perfetto. Svitiamo la graffetta, il tubo, non è semplice. Ecco fuori il tubo e adesso come si rimuove? Ecco qua il filtro. Abbiamo tolto il filtro. Già che mi trovo, ho cercato di rimuovere il serbatoio. Ho alzato lo scooter dalla parte posteriore, quindi ho agganciato la ruota sul fermo, adesso ho levato lo scooter, quindi sono riuscito ad estrarre il serbatoio. Lo voglio cacciare perché ho visto che all'interno c'è abbastanza sporcizia, quindi a questo punto io vi faccio una bella pulita. Eccolo. Allora ragazzi, io ho pulito l'interno con uno straccio perché avevo visto che c'era un pochino di limaio e qualche pietruzza, molto probabilmente dovuta dal distributore di carburante oppure direttamente dalla pompa. C'era un pochino di limaio. Niente, dentro è completamente nuovo e visto che mi trovavo, comunque faccio il lavoro di più. Ciao ragazzi, allora sono passati un paio di giorni perché il filtro non è a disposizione nei ricambisti qua della zona, o forse non c'è proprio a disposizione, quindi l'unico sistema è ordinarlo online. Quindi l'ho ricevuto, sono passati almeno 6 giorni, lo andiamo ad aprire, vediamo che cosa troviamo all'interno, vediamo se questo filtro che ho ricevuto è compatibile. In realtà c'è anche etichetta Piaggio, perfetto. Apriamo il filtro. Ecco qua il filtro. Perfetto. Mi sembra idoneo. Naturalmente si nota subito la differenza. Quello sporco e quello pulito. Guardate che differenza. Allora fate attenzione quando rimuovete il filtro vecchio perché all'interno ci sono 2 O-ring oltre a quello suo principale. Il secondo ring che si trova tra il primo e il terzo può uscire fuori, quindi fate attenzione quando lo estraete. Quindi rinfiliamo di nuovo il filtro, però ci vado a mettere un pochino di svitol. Facciamo entrare il filtro per andare a pressione ed è andato perfettamente. Incastriamo direttamente il tubo dentro, mettiamo la verzella delle viti che viene sempre via, un pochino macchinoso. Ma ce la faremo. Un altro pochino di svitol, un piccolo aiuto con una pinza a becco,
ho rimesso a dovere le due viti, ho passato i cavi nel suo alloggio, ho di nuovo riavvitato la graffetta. Allora adesso andiamo a rimettere la pompa all'interno del serbatoio. Ho messo quindi un pochino di grasso sulla guarnizione e tra la guarnizione e la pompa, grasso di vasellina. Mettiamo la pompa all'interno del buco, facciamo scendere la guarnizione, altrimenti non entra. Ho fatto già un'altra prova, abbassiamo quindi la pompa, facciamo scivolare la pompa all'interno, ma mica entra, mica entra così facilmente. Allora alziamo leggermente la guarnizione, facciamo metà e metà, vediamo a questo punto che cosa succede. Vediamo. Abbondiamo qua con lo svito. Facciamo, eccola qui ragazzi, è entrata perfettamente. Avvitiamo la ghiera, una stretta con la chiave. Finalmente abbiamo rimontato la pompa. Allora ci siamo, cerchiamo di rimettere il serbatoio dentro la scocca dello scooter, quindi ho dovuto sollevare lo scooter da dietro perché altrimenti non ce la facciamo. Sono facilitato perché davanti ho l'ancoraggio della ruota. Dai che ce la fai serbatoio, fammi questo favore ed entra oggi, oggi devi entrare. Ok ragazzi, perfetto, ce l'abbiamo fatta, è quasi entrato, si trova all'interno. Adesso si procede con il fissaggio delle viti. Allora ragazzi, abbiamo montato il serbatoio e così qualche premessa, giusto per farvi capire, le viti più complicate da avvitare sono questo dado che si trova qua sotto al radiatore e quelle e una che si trova dietro sotto al cilindro. Adesso sono quasi in conclusione, vado a rimettere la benzina all'interno del serbatoio e poi avviamo lo start e proviamo adesso quindi a mettere la benzina dentro. Ecco qua l'imbuto ragazzi, passo dall'altra parte, vediamo qua che cosa succede. Imbuto e la benzina pronti, grande cagata. Sta scendendo tutta la benzina, ok, la benzina è stata inserita, mettiamo il tappo, facciamo avviare il quadro elettrico, vediamo se la pompa si ricarica. Un'altra girata nuovamente del quadro, lo spegniamo o lo riaccendiamo, così la pompa pompa la benzina vicino all'iniettore. Era quasi pronta. Guarda, io posso cercare di mettere in moto. Vediamo che cosa succede, ragazzi. E la batteria scarica? Sì, la batteria scarica. Thank you.
Allora ragazzi, per me questo video finisce qui. Ho montato il filtro, ho acceso lo scooter, funziona, va tutto bene. È stato un pochino laborioso, mi aspetto da voi un bel mi piace e un'iscrizione al mio canale. Mi raccomando, fate i bravi, vi dovete iscrivere. E poi vi aspetto nel prossimo video, dove andrò a rimontare le carene e farò prima un rinnovo carene con questo prodotto. Vi faccio vedere come si rinnovano le carene opacizzate. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!